oggi 13 marzo, venerdì, e questa è la puntata numero 17. Quindi i numeri, insomma, già sono particolarmente indicativi. Ma al di là di questo, intanto vi saluto, saluto il sindaco Rosalia Stadarelli, qui presente questo pomeriggio, questa sera con me. Intanto adesso do la parola a lei. Vi dico subito che questa puntata e questo speciale è stato anche voluto e stimolato da parte delle forze dell'ordine. Evidentemente lo facciamo in considerazione di determinate questioni che ora il sindaco andrà a illustrare. Prego, sindaco. Allora, intanto buonasera a tutti e buonasera a tutti i misilmeresi e non che ci stanno seguendo in diretta. Oggi con Valentina abbiamo voluto questa diretta Facebook perché siamo stati tutto il giorno in contatto sia con i vigili che con i carabinieri ed era giusto e doveroso da parte nostra e ringrazio Valentino per questo mezzo di informazione che ci aiuta tantissimo a divulgare quelle che sono le regole che dobbiamo rispettare. Era giusto che noi oggi fossimo qua a dare voce a quello che sta succedendo in alcune zone del nostro territorio. Lo possiamo dire perché loro ci hanno autorizzato a dirlo, ha detto bene Valentino. Siamo stati chiamati da chi giornalmente è fuori a svolgere operazioni di controllo per la nostra sicurezza e per la nostra salute, perché alcuni atteggiamenti da parte di alcuni cittadini di Misilmeri ormai stanno diventando insopportabili. Io capisco che non ci siamo abituati, mi rendo conto che è difficile, lo è per tutti. È una situazione nuova e lo è per tutti. Nessuno di noi immaginava un mese fa di dover stare chiusi a casa, non poter uscire, non poter vedere i propri cari, non poterci abbracciare, non poterci baciare. Però oggi è giunto il momento di assumerci in pieno le responsabilità. La situazione è grave e non serve che ci sia la vittima per farci rispettare le regole. Io mi auguro di non avere né casi di contagio a Misilmeri da coronavirus e né vittime da coronavirus per potervi vedere finalmente a casa. Scusate il tono di voce, ma è incomprensibile come alcuni ancora ad oggi stiano in giro per cose futili, Fermati, sindaco. purtroppo. Allora, noi ci riferiscono, questo lo possiamo dire Sì, perché lo ci siamo dobbiamo autorizzati. dire. Allora, sto uscendo perché devo andare a giocare a carte con amici. Sto uscendo perché, siccome mia figlia vuole essere accompagnata in piazza perché vuole fare una passeggiata, la devo accompagnare. Sto uscendo perché sono chiuso da 2 giorni. Queste cose sono riferite alle forze No, dell'ordine. sono le Le giustificazioni, giustificazioni. nelle autocertificazioni. Bene, da 2 giorni a casa. Devo comprare 2 mandarini. Un altro dice, devo comprare... Una fettina di No, un carne. bocconcino. Non so che cos'è il bocconcino. Dei Il pane. panuzzo. Il panuzzo. Un altro dice, mi è finito il sapone a casa, devo andare al supermercato, e già ci è andato 2 volte, per comprare una saponetta o qualcosa del genere. Allora, la domanda che io mi pongo è questa, Rosalba. E noi siamo una comunità di 29.000 persone, tra l'altro ne abbiamo anche di passaggio, perché tu sai che per andare a Bolognetta magari qualcuno, o a Marineo, o vabbè. Allora, io dico una cosa, già le forze dell'ordine hanno fatto un grandissimo lavoro. È chiaro che le forze dell'ordine non è che sono 5.000 e quindi No, chiameremo l'esercito, perché Ma se guarda questo, che... guarda, Valentino, scusami se ti interrompo, No, però dico, prego, no. è chiaro che le unità che stanno intervenendo sul territorio non sono sicuramente sufficienti a gestire 29.000 persone che in maniera arbitraria si muovono da Rosalì, se casa. fossimo a Mantova, a Cremona o a Udine, ora qui critiche, va bene. Allora io dico che 100 carabinieri probabilmente ci potrebbero stare. Misilmeri purtroppo ha un'altra tipologia di cultura, di abitudini, eccetera, eccetera. Allora io mi pongo la domanda, se noi oggi abbiamo le forze dell'ordine, che sono X, 20, 30, 40, quelli che sono, noi domani mattina ci possiamo ritrovare
con queste stesse forze dell'ordine che devono controllare non 2, 3, 4 automobilisti, ma ne devono controllare 80, 90, 100. E 300 ci potrebbe essere uno positivo al coronavirus, va a infettare pure le forze dell'ordine e Questo noi ci a troviamo qua mare. nell'entropia, cioè noi qua nel nulla. Prego. No, dico il fatto che noi oggi siamo in questa diretta è proprio per questo, perché dobbiamo cercare di continuare a sensibilizzare la gente. L'obiettivo, e lo ripeto, è quello di rimanere a casa. Lo slogan rimane quello, rimanere a casa. Finiamola con le domande assurde, con le polemiche sterili, picchi chi do chiue, picchi. Non ha importanza, dobbiamo rimanere a casa, o rape, o chiue, o c'è un tabacchino, o c'è un meccanico, o c'è un fruttivendolo. Fate tutto con coscienza e senso di responsabilità. Io dico, è chiaro che ognuno di noi, come dicevamo poco fa, stando a casa, servono le cose, però è pur vero che le raccomandazioni sono che escono solo componente della famiglia, che si rechi nei posti per estrema necessità o per comprovata possibilità, cioè per cause di lavoro. Per cui, ma se ci si sta organizzando anche in questo senso, perché chi può lavorare da casa, già le pubbliche amministrazioni si sono organizzate così. Sono state date le ferie a chi non si poteva organizzare da casa, quindi si sta cercando di rallentare la mobilità e il transito nelle vie. E vediamo noi stessi di uscire, picchinni manco, bocconcino. Accattatevi, cicchi la ripane, ve lo tenete a casa. Evitiamo di esporre anche le forze dell'ordine a rischi di contagio dovuti da una nostra incoscienza. Noi siamo qua perché oggi siamo stati interpellati telefonicamente chiedendoci aiuto e sostegno l'arma dei carabinieri e i vigili urbani, perché oggi si sono trovati a fermare persone muniti di autocertificazione, per carità, ma è chiaro che non può essere una giustificazione quella che mi dice mi manco panino, o quella che mi dice mio figlio vuole la banana, ce l'ha di accattare ricursa. Signori miei, cerchiamo di organizzare anche la gestione della nostra famiglia. La tipologia di chi vive a Misilmeri, le nostre unità abitative, sono composte in genere da due, tre piani, tutti famigli, chi siamo, pacia, maciu, figlio, asoro. Quindi cerchiamo di darci un'organizzazione anche in questo senso. Cerchiamo di responsabilizzarci, chi deve uscire per comprare cosa, evitiamo spostamenti continui. Quello che stiamo monitorando in questi giorni è che, specialmente di mattina, perché abbiamo nuovamente verificato che il pomeriggio il fenomeno diminuisce, ma la mattina rimane comunque un problema lo spostamento e non è legittimo avere l'autocertificazione e dire io ho necessità perché devo andare al supermercato. Rosalia, ieri sera alle 22, questo lo possiamo dire perché siamo stati autorizzati, alle 22 c'era un signore che aveva un'autocertificazione perché doveva andare a fare un prelievo. Alle Alle 22. Allora, ci dicono pure che stamattina abbiamo avuto 1.000 macchine in un paese di 29.000 abitanti con un coprifuoco, perché di coprifuoco si tratta, non coprifuoco. diciamo coprifuoco, ma quasi. Ora, con un coprifuoco, Misilmeri con 29.000 abitanti non può avere in una mattinata 1.000 automobili che gira. Io ero là, io ero presente. A Marineo c'erano pochissime, a Bolognetta quasi nulla, a Misilmeri c'erano le macchine che giravano. Sono state. Ovviamente non è che i carabinieri si mettono lì a fermare 1.000 macchine, non le possono fermare, ne possono fermare 100, e parlo anche dei vigili. Tra l'altro, un'altra cosa, non so se lo sai, io ho assistito stamattina a una Sì, scena da Far West. da Far West. C'è uno con un lapino con 400 lire di lattuga, là, non so che cosa aveva in macchina, nel cassetto, nel cassone, non so come si chiama, che fugge dall'alto dei vigili urbani e, non dico i nomi, ma sono stati valorosi i vigili urbani di Misilmeri, nell'arco di 300 metri massimo sono andati ad acciuffarlo. Ora io mi pongo la domanda, ma noi, caro sindaco, abbiamo la percezione di quello che stiamo attraversando? Abbiamo la percezione della montagna che sta arrivando davanti a noi e che mi auguro di no ci sovrasterà?
Io ritengo che in tanti ancora non hanno la percezione. Io vi invito a chiamare se avete amici o parenti al nord e farvi dire da loro cosa sta succedendo. Loro sono, purtroppo noi abbiamo un vantaggio, quello di avere recuperato un lasso di tempo che ci può permettere sicuramente di far diminuire il contagio e quindi diminuire la diffusione del virus. Questo vantaggio rispetto alla Lombardia lo abbiamo perché abbiamo piena coscienza di quello che è successo e se i nostri amici lombardi, i medici della Lombardia ci esortano e ci continuano a dire, continuando così, non avete capito nulla, dovete stare a casa. È chiaro che ci aspettiamo un'ondata di contagio che mi auguro che non arrivi, ma che sarà inevitabile la prossima settimana, perché io vi ricordo l'ascesa di tutti quelli che sono venuti dal nord, che è legittima, attenzione, che io da madre un figlio a Milano me lo sarei andata a prendere, ma con un po' di più di coscienza, perché tu puoi andare a prendere tuo figlio, ma ti puoi mettere in quarantena tu e tuo figlio, no? Metti in quarantena tuo figlio No, che mette a rischio e il condominio e tutto il paese. tu esci. Chiaro? Chiaro? Quindi le decisioni si possono prendere purché si rispettino le regole. Si può rientrare, ma ci si mette tutto il nucleo familiare in quarantena. Si possono far rientrare i figli, ma si chiudono a casa. Se non si ha un locale apposito dove farli stare, si sta tutti insieme a casa, 15 giorni di famiglia. Io lo capisco, lo comprendo, mi metto nei panni di tutti. Tutti siamo abituati ad uscire giornalmente. Ormai la nostra vita è così programmata e frenetica che una ristrettezza di questo tipo innervosisce. Innervosisce tutti fino al punto di perdere la razionalità. Però un appello lo voglio fare. Rimaniamo a casa. Ne vale della nostra salute, della salute dei nostri cari, della salute dei nostri figli. Oggi io facevo un esempio. Pensate, se eravamo in guerra e fuori c'erano i bombardamenti. Non credo che uscivamo per comprare un bocconcino di No, ma pane peggio, con la tu. Sì, consapevolezza che ne sparavano chi mitra. ma lì tu lo vedi che sta arrivando l'aereo che ti viene a bombardare. In questo caso manco lo vedi l'aereo che ti viene a Io bombardare. non voglio creare allarme inutile. Non vorrei che da oggi usci o esce il caso che a Missil Media siamo contaminati. Ad oggi casi Non ne ufficiali abbiamo. di contagio non ne abbiamo. Oggi quello che noi chiediamo è il massimo rispetto delle regole per la prevenzione. È importantissimo. Dobbiamo cercare in tutti i modi di far diminuire la diffusione. Il contagio è il nostro nemico ed è l'unica. Abbiamo un'arma importantissima, è un'arma che ci farà stare sicuramente bene, che è quello di rimanere a casa. Quindi, cari concittadini, io un appello vi voglio fare. Organizziamoci, facciamo in modo noi in questo sabato e domenica faremo un giro per le attività commerciali cercando di verificare come possiamo organizzare anche un domicilio. Già abbiamo avuto la disponibilità della Protezione Civile, ci sono delle altre associazioni e degli altri esercenti che si vogliono mettere a disposizione. Cercheremo di mettere su un progetto che non consenta al cittadino di uscire. Quindi cerchiamo di Ma ci sarà aiutarci. un numero a cui. Sì, stiamo ancora, se è tutto in fase embrionale, speriamo già da lunedì di poter dare delle certezze in merito a questo. Ma nel frattempo, non mi dite che gli anziani non possono uscire, perché sono proprio gli anziani quelli che in questo momento ci stanno facendo uscire pazzi, perché non riusciamo a mandare a casa gli anziani di Piazza Fontana Nuova. Tipo spuntano tipi Babbaluce. Tu li mandi con i carabinieri a casa e loro dopo un'ora ti ritornano. Li rimandiamo di nuovo a casa e loro dopo ti ritornano. I bambini che stanno in questo momento giocando per strada, mi arrivano video e foto di bambini per strada. Cari genitori, io lo so che è un momento di stress per tutti. Io lo so che i vostri figli vi chiedono di uscire, ma fateli stare nel balcone, nella scala, se abitate da soli, ma evitate di farli andare al parco giochi, evitate di far andare 10 bambini insieme al parco giochi da soli. Cerchiamo di essere anche noi responsabili.
Rosali, tra l'altro, in tutto questo dico perché, come tra l'altro ci è stato detto da chi ci ha invitato a fare la puntata oggi, anche a fare acquisti razionali, cioè razionale, non irrazionale, razionale. Cioè, se andiamo al supermercato, compriamoci quattro pacchi di fette biscottate che sostituiscono il pane, e così per 3 giorni non esco. Mi compro 10 pacchi di tonno, mi compro 4 pacchi di sgombro, mi compro Ma anche 10. il pane, voglio dire, si comprano 3 chili di pane e lo mettiamo nel freezer, usciamo un quartina vuota. Voglio dire, io Tra l'altro, mi scusami, rendo conto, guarda Valentino, io mi rendo pure conto io. perché non è facile. Siamo tutti a casa, anch'io sono a casa. Dico, non è facile gestire una serie di situazioni stando a casa. Il livello delle domande che viene fatto ti denota che ancora molti non hanno capito. Io stasera, oggi sabato dalle 4 alle 8:30, e questo è Oggi è italiano, venerdì. sabato Ah. 14 dalle 4 alle 8:30 ci sarà la sanificazione del territorio. Anche in questo caso, incontrata a darci va, per chiarezza, sanificazione non è disinfestazione, è una cosa completamente diversa. La sanificazione serve per ripulire, rigenerare l'aria. È chiaro che se mi si chiede la sanificazione e io poi domani mattina dopo le 9 mi ritrovo 2000 persone che circolano, signori miei, abbiamo vanificato tutto. Quindi non mi chiedete se incontrata tot ci siamo andati o incontrata y ci siamo andati, perché se domani alle 9 continuate a girare come avete fatto stamattina, abbiamo reso vano ogni operazione di sanificazione. Poi là sì che ci vuole la santificazione, Anche perché è perché veramente ci diversa. stiamo arrivando poi alla santificazione, perché se arriva l'urto, come spero non arrivi, Io ma spero non arrivi. comunque è un'altra cosa. Tra l'altro, mi dicevano e sappiamo che nelle prossime ore i controlli saranno ancora più stringenti. Quindi mi raccomando, se avete necessità non differibili nel tempo, prendete l'autocertificazione e cercate di documentare con serietà e con responsabilità tutto quello che dovete fare e che non è differibile nel tempo, perché comunque rischiate denunce penali, rischiate fra 3 mesi di essere chiamate dal tribunale, perché comunque vi contesteranno nell'autocertificazione che uno dice che si deve andare a fare gli esami di sangue, il prelievo, alle ore 22 di sera. Poi dovete giustificare in quale ufficio, in quale ASL, in quale luogo siete andati a fare il prelievo o dovevate No, è andare a fare. l'arroganza con cui la gente risponde. Questo, per carità, non succede solo a Misilmeri, perché ci siamo confrontati con i colleghi, abbiamo una chat dove stiamo 24 ore su 24 a discutere, cioè, ci confrontiamo sulle misure di sicurezza che dobbiamo prendere nei nostri territori. Cioè, la gente ormai affronta anche l'autorità in una certa maniera, e picchi chi fa? Un pozzo nescere. Forse non No, ci siamo intesi. ma tra l'altro i carabinieri o i vigili o la polizia di Stato è composta da uomini. Siccome in questo momento siamo tutti stressati, poi non vi dovete, non dovete dire sbirri, 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 giù, perché se poi vi fanno un verbale di 3.000 euro e vi sequestrano la macchina e vi sequestrano pure a ruota di scorta, poi non è che dobbiamo dire sbirri, 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 giusto? Perché Ci vuole giusto, buon ci senso, vuole buon cioè, se collaborazione. qualcuno ti dice, ti ferma, dici guardi, forse non è il caso, perché in questa settimana è servita per dare informazione e noi li ringraziamo perché sono stati veramente insieme a noi, più di noi per No, strada, insieme a no, loro sono in a trincea. contatto con la gente, dando le spiegazioni a quattro occhi. Però sentissi rispondere e picchi chi fa? Io ora che fa un pozzo nescere, come figa e nervoso. Ma signori miei, che spiegazione sono? Tra l'altro, in Cioè, ma di tutto. che stiamo parlando? La regola ci viene imposto, e ci viene imposto da un decreto del Presidente del Consiglio, di evitare gli spostamenti. Il mio terrore, sai Valentino qual è? Questo sabato e domenica, dove sarà responsabilità nostra, delle famiglie, di evitare di raggrupparci. È espressamente vietato
trasferirsi a casa di parenti e amici per stare insieme. Il mio terrore inizia da questa sera. Rosalia, ieri dove sera... la gente sicuramente ancora non ha capito che deve stare a casa. Picchi chi fa se mi ne vai un nime con mare? Ma è assembramento. Ieri sera come mi ha glielo scritto... spieghiamo? Non lo so, ieri sera mi ha scritto una signora, con tutto il rispetto, dico, mi spiega come devo dire a mio figlio di non andare dalla fine. Finisce il coronavirus, si tornano di nuovo e li sposate pure. Non rispondere a tutte le domande, suo figlio deve andare dalla zita o no, meno. Tutti, dico... tutti. Cioè nessuno ha più la razionalità di decidere da solo. Ma... quindi ci restituiscono a noi la loro responsabilità. Non mi si può scrivere, per questo alcune volte io chiedo scusa se i nostri toni si agitano, però non potete pensare di trasferire ai carabinieri, ai vigili, al sindaco, all'amministrazione la responsabilità delle vostre azioni. Non potete, se c'è il divieto di spostamento, perché mi scrivete, ma io secondo te posso andare da mia cognata che deve festeggiare il compleanno? Secondo voi che risposta posso dare, anche se sono cari amici che me lo chiedono? Non è possibile, c'è il divieto, signori miei, c'è il divieto, stiamo a casa, quindi ripeto, il mio terrore sono questi due giorni di sabato e domenica, dove dobbiamo sconvolgere le nostre abitudini familiari. Io mi rendo conto che è difficilissimo, perché lo è per tutti, tutti stiamo insieme il sabato e la domenica. Tutti il sabato siamo abituati, visto che siamo liberi e la serata può essere più lunga, di trascorrerla con gli amici. Tutti siamo abituati al pranzo domenicale fatto da una famiglia piena di gente. Sarà un sabato e domenica triste. Ci facciamo le videochiamate, e ci inventeremo sicuramente qualche cosa, però io rinnovo l'appello. Per favore, rimaniamo a casa. È necessario... oggi più che mai deve scendere questo trend di contagio e questo dipende solo da noi. Se noi riusciamo fin da subito a rimanere a casa, a rispettare le regole ed evitare al massimo le nostre uscite solo per casi di estrema necessità, fatevi la spesa una volta a settimana, compratevi il pane per due volte a settimana, riusciamo a ridurre, i farmacisti si lamentano perché la gente va là per chiacchierare. Io mi rendo conto che molti, era l'abitudine di molti anziani andare spesso in farmacia, comprarsi la frutta un poco alla volta, perché questo era un momento di svago. Oggi non lo può essere più. Oggi dobbiamo attuare delle misure tali che ci permettano di non spostarci da casa, di rimanere a casa, fermi, cercando di evitare gli spostamenti. Dobbiamo uscire solo se il nostro lavoro non ci permette di poterlo svolgere da casa e quindi ci dobbiamo recare al lavoro. Ma piuttosto lì al comune, intanto siete chiusi, no? Al comune siamo chiusi al pubblico già da prima del decreto. Okay. Abbiamo ridotto i ricevimenti a casi di estrema urgenza e ci siamo organizzati. Ma fate lavoro a casa? Sì, alcuni abbiamo attuato il lavoro agile, per alcuni uffici è possibile e quindi lo abbiamo fatto, dove non è possibile abbiamo mandato in ferie. Con le ferie che avevano in arretrato del 2019 abbiamo mandato in ferie il personale e dobbiamo stringere i denti. Fino al giorno 25 dobbiamo stringere tutti i denti. E allora, Rosalì, per chiudere questa triste puntata, triste ma utile, speriamo. Allora, mi raccomando, saranno inaspriti i controlli da parte dei vigili, da parte dei carabinieri e della polizia, se decide di venire. Le condizioni di stress sono totali. Diamo la possibilità ai carabinieri, alle forze dell'ordine, a noi stessi di essere ottimisti con un comportamento saggio. Non andiamo dai carabinieri sfidandoli, quasi è chi vuole sapere di mia. Qua non siamo per dimostrare quanto siamo stupidi, diciamolo stupidi, giusto? Stupidi. Okay. Perché in una situazione in cui ci abbiamo forze dell'ordine, il numero è sicuramente limitato e non sappiamo se nell'arco di pochi giorni questo numero, io mi auguro di no, che loro stando in mezzo alla gente, che noi e loro, no, non prendiamo nulla, ma sicuramente non andiamo lì a fare i cretini, a dimostrare che noi siamo
Cannanacamo, cerco di dirlo in maniera, diciamo, ok. Allora, finiamola, collaboriamo, stiamo in una casa. Ragazzi, qui se non facciamo quello che ci viene detto, io per primo, i morti saranno assai, è chiaro, perché mentre a Bergamo hanno 200 camere di terapia intensiva, qua abbiamo ne avevamo due. Quindi qua il problema è, se noi vogliamo cercare di salvarci, dobbiamo collaborare assieme. Poi decidete voi, ma sarete colpiti duramente dalle forze dell'ordine, perché qui si mette a repentaglio la salute e la vita di un'intera comunità. E siamo assai. E questo non ce lo possiamo permettere. Noi abbiamo il diritto... Ma non è rispettoso neanche per gli esercenti che devono rimanere aperti, capito? Cioè non è rispettoso neanche nei loro confronti. Ne hanno constatato uno aperto, mi pare, ieri, l'altro ieri sera. No, dico... anche un ristorante. Anche supermercati che devono rimanere aperti per fornirci viveri e per farci andare avanti. Anche i panifici che devono rimanere aperti. Vi prego di attenervi alle regole. Non mettete in difficoltà chi in questo momento cerca di aiutarci a sopravvivere. Quindi qual è lo scopo? Se tu vai continuamente ogni giorno al supermercato, anche per loro stessi che devono stare là, ma non pensate che quei padri di famiglia hanno anche loro il diritto di rimanere a casa? Non solo, ti dico un'altra cosa, questo vale per i supermercati, per i ma negozi, tutti quelli allora, che mancano le mascherine. Quindi fra pochi giorni il signore del supermercato sarà senza mascherina. Quindi state attenti, anche qui cerchiamo di centellinare laddove è possibile le uscite, cerchiamo di razionalizzare. Diceva bene il sindaco, siamo in una specie di guerra... Senza armi. Senza armi, non conoscendo tra l'altro il nemico. Allora, senza. Vogliamo cercare... Qua non nessuno vuole fare belle puntate. Qua no, vogliamo non vogliamo dire... neanche creare allarme, perché allarme sì. Non c'è se riusciamo ad avere una condotta. C'è un senso di responsabilità e rigore. Rosalì. L'allarme è la morte. Rosalì, sindaco. Allora, noi non vogliamo creare allarmi. Ma siccome ci può essere l'allarme e siccome ci viene detto di dire che ci può essere l'allarme, noi abbiamo il dovere di dirlo, che ci è stato detto che c'è allarme, è chiaro? Lo dobbiamo dire. Poi ognuno si prende le proprie responsabilità. Chi che bene ne pigliamo? Io sì, vorrei chiudere proprio con l'appello, rimaniamo a casa, facciamolo per noi, per i nostri figli, per i nostri cari. Se ognuno di noi nel suo piccolo inizia a riflettere e ad operarsi, convincendo anche il vicino, se lo vedi uscire, mi stai indo, dove vai, chi ti manca? Cerchiamo di mantenerci a casa e ripeto, siamo qua oggi a ridosso del primo weekend che ci toccherà di stare a casa. E mi auguro che ognuno di noi, non ci sono scuse perché ora la maggior parte non lavorano, sono a casa, sono stressati, ora non vorrei che domani mattina poi a tutti ci venga voglia ricorrere. Tutte le domande che ci vengono fatte è perché Piano Stop è chiuso. Piano Stop è chiuso perché giornalmente era un assembramento di persone. Quindi sta nella responsabilità di ognuno di noi che è abituato a correre. Capisco che è un enorme sacrificio fermarsi, ma di sacrifici in questo momento ne stiamo facendo tantissimi e tutti, come quello dei carabinieri che sono per strada a difendere noi. Contro la stupidità di tanti. E questo io lo chiamo sacrificio. Quindi se lo possono fare gli altri, i medici, gli infermieri, il personale ausiliario, sono in corsia per 12, 13, 14, 20 ore al giorno. Ma non lo chiamate sacrificio questo? No, ma con la consapevolezza di essere contagiati minuto per minuto. Queste persone sono là. Ma anche il Presidente del Consiglio, i nostri ministri, tutti sono al lavoro e tutti si stanno sacrificando. E noi, se ne manca 15 giorni la corsa, che succede? O se ci manca 15 giorni l'uscita, cosa può succedere? Rendetevi conto quanta gente si sta sacrificando in questo momento per noi. Rosalia, non c'è la percezione, non c'è la percezione del problema. Non, allora, io ti dico una cosa, mi dispiace, ma appena ci sarà il primo caso, mi auguro di no! Appena ci sarà il primo caso, sono tutte morte. Io mi auguro che San Giusto, eccetera, eccetera, e tutti i santi non vogliano. Ma se appena ci sarà il primo caso di coronavirus, manco lo voglio dire, qua ci sarà un scappa scappa. Qua capiranno tutti veramente. Ah,
Sindaco aveva ragione quando urlava al microfono. Allora, ragazzi, qua nessuno di noi vuole fare pubblicità o vuole creare panico e nessuno, nessuno si vuole mettere in mossa. Qua non c'è nessuno che si deve candidare, eccetera, eccetera. Allora, leviamo questi dubbi, e nessuno che prende soldi di pubblicità o di sponsorizzazione. È la realtà. Ci vogliamo salvare. Allora, se noi ci vogliamo salvare, collaboriamo tutti. Se no, picciotti, i morti saranno assai. Sindaco, chiudi tu? Chiudo io? Niente, il mio appello è questo, di non uscire da casa, di cercare di aiutarci a vicenda, di sfogarci se possiamo a vicenda. Io accetto qualsiasi sfogo da ogni cittadino, perché in questo momento mi sento la responsabilità di ognuno di noi. E proprio per questo lancio questo appello, perché siccome mi sento la responsabilità della salute e la sicurezza della mia cittadinanza, invito a quei pochi o quei tanti che ancora non hanno ben compreso la gravità della situazione che stiamo vivendo in questo momento, di rimanere a casa e di limitare gli spostamenti soltanto in occasione di necessità. Necessità non vuol dire spostarsi, piccattare una voto pane per poi si riesce dopo un'ora per comprare la carne. Fornitevi di tutto quello che vi serve. I supermercati, come avete visto, sono sempre pieni di cose che ci possono servire. Fatevi la spesa, fatevela per una settimana se ci riuscite, in modo tale da evitare lo spostamento giornaliero ora per ora, perché ogni ora si esce. Quindi l'invito è cortesemente: rimaniamo a casa, ognuno a casa propria, evitiamo tra questo sabato e domenica di creare assembramenti all'interno delle case, perché è lo stesso. Evitiamo di far uscire i nostri figli, non serve. Un weekend a casa non guasta la nostra vita, sicuramente. Pensiamo a chi oggi, medici, infermiere, personale ausiliario, che si trovano negli ospedali dove sono terrorizzati, perché ormai è minuto per minuto l'ansia là. Perché ormai non arrivano più due persone alla volta, ormai negli ospedali arriva un paziente al minuto, e quindi scongiurano che non ci sia il tampone positivo, chiaro? Per cui dinanzi al lavoro che stanno svolgendo questi nostri cari fratelli e sorelle all'interno degli ospedali, medici, infermieri e personale ausiliario, il minimo che possiamo fare è rimanere a casa. Altro appello: chiunque pensa di sentirsi male e quindi di avere sintomi che possono essere condotti al contagio da coronavirus, non muovetevi da casa, chiamate il 118 e da là partirà tutto l'iter che ne è necessario fare. Ma non andate nel medico, non andate nelle guardie mediche, non vi muovete da casa. Chiamate e vi verranno a prendere loro a casa, e ci sarà il personale qualificato, perché il 118 oggi è in trincea, come lo sono anche i carabinieri. Quindi verranno loro e loro sanno cosa devono fare. Non avventuriamoci con cose casalinghe, perché non può funzionare. Quindi, siccome abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per riuscire a risolvere qualsiasi problema, che è diminuzione del contagio, dobbiamo stare a casa. È inutile le mie domande, io posso, io non posso, chi deve... Non ci sono più domande a cui dobbiamo rispondere, perché la regola è una: restare a casa. In caso di ipotetico contagio, non muovetevi da casa, ma chiamate chi è esperto e chi ha le competenze. Quindi la chiamata va fatta al 118 e da là parte tutto l'iter che vi condurrà in ospedale. Non avventuratevi in cose fatte così, bigliate in capamacchina, partiamo a pronto soccorso, perché non è così che si affronta la problematica. Dopodiché affidiamoci al Signore, per me che sono credente, e che Dio ci ora. Io sono fiduciosa, voglio essere fiduciosa. Io non voglio fare nessuna trasmissione qua dove debba annunciare. E allora, stavamo concludendo, chiedo scusa, ma per un problema di wifi.
è andato in tilt il sistema di comunicazione. Allora, stavamo chiudendo, Rosalì, un ultimo appello, state a casa. State a casa e abbiamo. Voglio lasciarli con un sorriso, forse sono stata troppo rigida negli appelli che ho fatto. Abbiamo lanciato una prima iniziativa con i ragazzi, con i bambini a cui abbiamo chiesto di colorare il nostro paese e lo hanno fatto egregiamente, tant'è che Repubblica ci ha regalato anche un articolo. Un sacco di bambini a casa hanno colorato il nostro arcobaleno e andrà tutto bene, sicuramente, e hanno provato a colorare Miss Ilmeri. Prima di venire qua ho chiesto ai cittadini, siccome c'era un flash mob che si stava muovendo in tutta Italia, che era canoro e sonoro, ritengo che questo stia funzionando pure perché mi stanno arrivando parecchi video da parte di alcuni cittadini che hanno a cuore la salute di tutti e la loro principalmente, perché qua il problema è non avere riguardo degli altri, qua il problema è avere riguardo di noi stessi. Quindi oggi quello su cui noi ci stiamo arrabbiando, penso che sia anche superfluo, perché non c'è neanche il bisogno di dire stai a casa perché ti ammali. Io mi sto a casa perché mi Allora, voglio ma noi ci arrabbiamo pure salvaguardare. perché diciamo stai a casa perché se no ti ammali e Ammali noi! ammali tutti noi. Cioè io per uno che è senza cervello e vuole andare a 2000 in autostrada, lo può fare, ma ammazza altri. E lo so, e lo so. Quindi vi chiediamo veramente un appello che non è soltanto l'appello mio e di Valentino, ma è l'appello anche dei carabinieri, dei vigili, di chi oggi tiene alla nostra sicurezza, a tutti quei medici che ho sentito, perché continuamente chiedo a loro qual è la situazione nei nostri ospedali e cerco di dare anche coraggio a quegli amici che oggi, a quei nostri concittadini che giornalmente si recano negli ospedali sempre per salvaguardare la nostra salute. E credetemi, è sconfortante vederli in uno stato di agitazione che è quello in cui purtroppo dobbiamo vivere e non so ancora per quanti giorni. Per cui proviamo nel nostro piccolo a dare una mano d'aiuto anche a loro. Quindi l'appello che vi rivolgo è rimaniamo a casa, razionalizziamo i nostri spostamenti. Non tutti gli spostamenti li possiamo considerare di necessità. Non lo possiamo fare. Non è giusto. No, non è giusto prendere in giro anche chi sta per strada a controllare noi stessi. È chiaro che mi auguro che soprattutto in questo weekend, sabato e domenica si evitano gli assembramenti nelle case e quindi che non ci siano feste e festine a casa considerandoli privati e che si possano fare, perché anche in quel caso i carabinieri ci hanno informato e lo possiamo dire che in un'abitazione di Miss Ilmeri dove c'erano 15 persone sono intervenuti i carabinieri cercando in quel caso denunciando a chi ancora oggi non ha capito che non bisogna assembrare e stare tutti insieme, ma bisogna rispettare le regole. E allora, intanto, vabbè, buona serata al sindaco. Noi Grazie, grazie siamo sempre. a voi, grazie ai cittadini che ci seguono. Ci continueremo ad informarvi Se ci sarà, man mano. mi auguro di no. Se ci sarà necessità, e vi informeremo anche sulle belle cose, perché proviamo ad apprezzare il bello in questo momento, proviamo a No, leggere, ma sarà proviamo ciò a di bello, il bello ha cantare, più valore adesso. proviamo a cantare, proviamo a leggere, proviamo a coltivare, a continuare a coltivare i nostri hobby, cerchiamo di rendere dare un senso alle nostre giornate. Benissimo, allora cari amici, mi dispiace per l'interruzione, ma siamo ripartiti per questi ultimi minuti. Cari amici, vi auguro una buona notte. Volevo augurare una buonanotte ai tanti medici che sono negli ospedali, agli infermieri, al personale paramedico, ai sindaci, alle amministrazioni che stanno lavorando e che sono in trincea. Volevo augurare una buona notte e una buona notte di lavoro a tutti loro, ai carabinieri, ai vigili urbani, una buona notte a chi veramente ha a cuore la propria vita e la vita degli altri, una buona notte anche a chi non ha
questo amore per gli altri affinché possa veramente riuscire a trovare nella sua mente, nella sua anima, nel suo cuore la forza per poter essere più rispettoso delle leggi, più rispettoso delle persone, più rispettoso della propria vita e sicuramente collaborare con chi veramente in questo momento vuole salvare tutti noi e cercare di sperare che questa cosa finisca assolutamente presto. Buonanotte. Buona serata.